Bella raga, tutti il comandante veneziano, scusate, ferma, non mi è partita la registrazione, me ne sono accorto adesso. Niente, qualificazioni 14° Ricciardo, 10° Norris, non è andata benissimo purtroppo, Ricciardo sempre male in qualifica e Norris ha fatto fatica anche se aveva un assetto al 96% di fiducia. Vabbè, pensavo meglio sinceramente. Vabbè, a Monaco sappiamo che è una gara un po' strana, andiamo, scusate. Let's try and push up. Mi sono proprio accorto che Okay. non ero in registrazione. Vediamo cosa succederà. Ricciardo ha già perso la posizione, perfetto. Il problema è che ho fatto una stronzata, nel senso non ho configurato bene Tauri passa avanti. come si dice, le soste. Dovrò farle un po', diciamo, io al momento, mamma mia. Sarà una gara complicatissima qui a Monaco, secondo me. L'importante è la lotta con Alfa Tauri e con Alfa Romeo. Che botta squinto. Vabbè, la gara sarà lunghissima, eterna, oserei dire. Io starei su Norris, però. E speriamo che almeno qua ci sia qualche colpo di scena, ragazzi. Vogliamo, pretendiamo i colpi di scena. Sorpasso spettacolare della Bravo McLaren. Ricciardo. Vai Norris, provaci Norris, provaci Lando. Landone prova l'internazzo, ma a Monaco è difficilissimo sorpassare. Ce la fa però. Grande Lando. Very good, Lando, very good. La McLaren sale e va avanti. Molto bene. Infatti non ho fatto la sosta, sono un pirlone. Ma che roba. Aspetta un attimo, posso farla adesso però. Aspetta. Vediamo se possiamo metterla a posto. Oh yes, baby, oh yes. Ogni tanto il cubo fa vaneggi. Così non sarebbe male, eh? Finestra box dal 26 al 32. Ok. Mentre per Ricciardo potremmo provare la doppia. Vediamo. Allora, la prendiamo qua e dopo torniamo con la soft, magari che non sarà nuovissima, però neanche una merda. Potremmo provare così. 1.38.04. Sulla carta è un po' più veloce della sua, vediamo. Tanto facciamo così, poi si valuta. Vai! Dai Landone, spacca i culi Landone. Fastest di Max, fastest di Max. Ma qua vogliamo una safety car però, eh! La pretendiamo! DRS attivo, ok. E Lando ci riprova. Vediamo il sorpasso su Alfonso che non sarà semplice. Sono 78 giri, ragazzi. I classici 78 giri Monte Carlo. Ok, ricarichiamo. Neutro. E neutro. Mamma mia, Norris però con la benzina da piangere. Porca miseria. Bene,
Devo dire, certo, comunque è risalito un po', dai. Intervallo, leader, pneumatici, siamo là, bene o male. E giriamo 1.16.9, 1.17, beh, Ricciardo lentissimo. Noi giriamo, insomma, mediamente, sì, lontano dai primi, ma vicino ai nostri competitor. Un po' veloce perché la gara comunque a Monte Carlo sappiamo se non è una gara, insomma, prima di sorpassi. Devo far bene le qualifiche, ma le ho cannate in pieno, ovviamente. Per il momento non c'è nulla di emozionante. Vediamo un po' le percentuali di, delle gomme. Siamo un po' standard e standard. No, non arriviamo alla nostra strategia. Ok. Gara però che non è i sorpassi qua, ragazzi, sono impossibili. C'è poco da fare. Però vogliamo, cazzo, che colpo di scena che sto vedendo, li sto vedendo su YouTube e non ancora voglio vedere anche la red flag. Mamma mia, usura veramente pesante. 52-44. C'è la finestra per Ricciardo dal 23 al 29. 28-24. Mamma mia. Crisi. Crisi delle gomme, raga. Conservativo. Conservativo. Il problema è che con il Norris devo fare anche il carburante, è un problema, eh. Grossa difficoltà, ragazzi, qui a Monaco. Era se sta arrivando, infatti. Vai. Ci ha messi veramente male con le gomme. 21esimo giro. Con Ricciardo siamo vicini alla finestra. 23esimo, sì. Ok. Con Ricciardo non siamo messi male. Ok, siamo in finestra, attacchiamo. È arrivato purtroppo. Maximum pace, Daniel, maximum pace. Ok, understood. Mi conviene andare con Norris. Devo cambiare strategia. Norris veramente ha problemi di usura importanti. Opzioni box, però non posso fare la strategia con le hard, purtroppo. Non posso proprio. Vado con Norris, sono più tranquillo perché comunque lui è quello che mi dà più garanzie. Prima che sarò il primo ad andare, secondo me. Con le gomme veramente finite. Ok, box, box, box. Ok, understood. And just remind you to use the pit limiter in the pit lane. E vediamo se è la scelta giusta. Dai ragazzi, dai. Bravi. Ventiquattresimo giro, vai Norris, dai. Dai, vecchio, è chiaro che siamo indietro adesso.
Ok. Appunto, rischiamo ancora un po' con Ricciardo. Use the overtake button. Ok, understood. Andiamo ai box, opzioni box, andiamo così. Devo fare strategie simili purtroppo perché ho visto se le Norris le ha bruciate le gomme. E Ricciardo sei box o no? Oi, ma ti vai box o no? No, sì. Prossimo giro, zio Ken. Il problema è che nessuno sta andando di quelli davanti. Siamo stati proprio i primi a fare la sosta, Giro più veloce di Norris, ma adesso devo conservare la benzina, perché sennò fioi. So, cazzi. Boh, e anche Ricciardo è fuori. Tutti gli altri sono rimasti. Vai. Anche lì facciamolo conservare. E vediamo cosa combiniamo. Grazie di scaldamento, ma dai. Attacco. 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 Accumuliamo un attimo. E dopo ci buttiamo. Qua dobbiamo attaccare, E adesso è il momento. Dai Norris. Potenza. E potenza. Però sto Monaco. Non vedo le macchine, sinceramente, competitive, purtroppo. Accumuliamo. E accumuliamo. Giro più veloce di Ricciardo. Go capio, go capio, zio Ken. Comunque ho fatto... non lo so, veramente sarò indeciso fino all'ultimo su che strategia fare, perché... non è per niente facile. Qua a Monte Carlo, mi aspettavo un'usura molto bassa, invece, ugazzi. Norris e Ricciardo sono attaccati adesso. Non si è equilibrato. Equilibrata. Tutti sono ticoleati. Tutti vanno da una sosta allora in pratica. Ok. Stiamo un po' così fino al 40esimo. E dopo cominciamo ad attaccare. E ho colpi di scena proprio, non ne abbiamo. Maledetti. Pochi sono proprio Monte Carlo, è pallosa anche nei giochi, zio Ken. Cominciamo a bruciare un po' le macchine, le gomme. Mamma mia, come si usurano, ragazzi. Fastest di Science. Sul riscaldamento mostruoso, probabilmente anche la temperatura del tracciato, non lo so, però non capisco. Non è per niente caldo, dopo le gomme hanno grossi, grossi problemi. Boh,
Non lo so, non capisco perché le stiamo mangiando così. Cioè, sto attaccando, ma l'ho sempre fatto anche nelle altre gare. Non stare su standard, ragazzi, cioè non c'è niente da fare. Se no le gomme si surriscaldano e qua sono fuorissimo da qualsiasi strategia. Male male sta gara, eh. Mancano 28 giri. Margine carburante ridotto. Conseguente. Tanto qua l'idea è che la situazione rimarrà così, salvo colpi di scena, purtroppo rimarrà così, devo capire adesso. Se riuscirò a mettere le soft, la vedo duretta, però ci proverò. Chiaramente, tanto ho poco da perdere. Tanto qualcuno va nei box, dovremmo tornare anche noi, ragazzi, quindi c'è poco da stare allegri. Oh, niente di niente, nessuno ha sbagliato a Monte Carlo, fratellità, zio, ok. Attacchiamo. Facciamo gli ultimi giri a bomba. Ok, Lando, 100% pace, 100% pace. Dopo proviamo a mettere le soft, facciamo un rischio. Ho capito. 28, 32. Andiamo ai box. 91, 90. Ma ok. Vai. Vabbè, non serve, dai, ormai è arrivato. Ok, Norris ai box. Ricciardo, facciamo spingere, andiamo, portiamo i box al prossimo giro. Opzioni box. 90, 93, bene, bene. E vediamo se Lando riuscirà a rimontare. La vedo molto dura, però. Vediamo, 14 lì, sì, ciao. Il crollo di Lando. Il crollo di Lando. Ma che doppia, mamma mia che disastro però, adesso vedo. Conserviamo un po', andiamo su accumulo. E cerchiamo di tirarla fino alla fine adesso. Cioè le gomme si surriscaldano, non c'è niente da fare. Dovrebbero resistere da almeno fino alla fine, spero. Gara però che proprio non mi è piaciuta, per carità, avrò sbagliato anch'io sicuramente. Però. Noi ostacolate, Ricciardo, facciamo una bella Ricciardo, è quello messo meglio. Si ostacoleranno, perfetto. Brutta brutta gara, è forse la più brutta da quando. Da quando stiamo giocando. Non ci schiudiamo da qua. Ma vaffanculo. Ovviamente nessuno va ai box. Equilibrato. Equilibrato. Male, male, male qui a Monaco. Nessuno delle due va a punti. Perderemo tanti punti dall'Alfa Romeo e dalle altre scuderie ai nostri rivali. Le gomme stanno scaldando. Qua a Monaco non si può stare così. Che bello. Vai.
Siamo su neutro, tanto, ripeto. C'è poco da fare. La gara è andata, purtroppo. 10 giri alla fine. Niente, Monaco rimane una chimera. In tutti i sensi, purtroppo. Potrebbero tutti i coglioni. Come si scaldano, state su standard e basta. Tanto, avevo capito. E oggi non va. Monaco, dolce Monaco proprio. Equilibrato. Proprio ho massacrato le gomme. Le gomme giuste erano le hard. Chiaramente non l'ho capita. Pazienza, ci ho provato. Ma sta gara veramente negativa per noi, eh. Ultimo giro per Max. Sì, lo so. Ok, understood. Max Verstappen taglia il traguardo. Fa piacere. Più alto del podio. Per noi disastro oggi, eh. Mamma mia. 13esimi e 14esimi, ma mai stati in gara. Una gara noiosissima. Costruttori, scendiamo al sesto posto. Vabbè, siamo là però, dai, siamo là. Arriveranno tempi migliori sicuramente. I miei solini arrivano sempre, questa è l'unica nota positiva. Per il resto, male, male, male. Abbiamo un altro circuito cittadino, perfetto. È una gara difficile, lo so. Sviluppare questa abilità, ho capito, non posso farlo. Mamma mia, Ricciardo comunque continua a non piacere, il prossimo anno svola sicuro. Ok, la produzione completata. Bene. Costa però, quindi eviterei. Qua costano troppo. E qua siamo in fase di sviluppo. Il progetto lo stiamo chiaramente facendo, non possiamo farne un altro. Aggiornamento di porto. Ho espresso soddisfazione per le tue recenti prestazioni. Ok, devo continuare così. Manco male. La ringrazio. Bene, soddisfatto. È che siamo sotto obiettivo. Devo assolutamente arrivare quinto, eh. Non c'è niente da fare. Non posso fare altrimenti. Allora, secondo velocità massima è il problema. Ho capito. Sala Cimeli. Ok, aumentiamo gli sponsor. Telaio. Ok. Scritterai cosa richiesto per trovare il più degli effetti di questo progetto. Ok. Telaio. Però questo l'ho sviluppato, penso, per il prossimo anno dovrebbe essere. Progettino. La velocità massima.
Ora sotto scocca. Bisogna aumentare la velocità massima. Ok. Ad alta velocità. Intensivo 46. Tanti giorni purtroppo, eh. 47 giorni della Formula 1 sono un'eternità, purtroppo. Vabbè. Aggiornamento struttura. Lab squadra. Reparto scouting. Sala del consiglio. Ok. Perfetto. Adesso però voglio vedere se troviamo un pilota valido prima di salutarci. Ricerca piloti. Questi direi Johnny Edgar. Sì, non mi dice one cuts però. Vediamo. Bello. Francesco Bizzi. Beh, ne voglio scoprire uno, cazzo. Uno con un bel nome. Jack Duan, questo. Come faccio? Scouting dettagliato. Ok. Vediamo com'è. Bene, sì, perfetto, dai. Un bel hub, centro visite. Anteprima gara dell'Azerbaijan. Previsto, pioggia non è prevista, perfetto. Raggiungi Q3. Raggiungi Q2 con entrambi. Ce la dovremo fare. Punto Collins aggiornato. Bene raga, saluto il comandante veneziano, prossima gara in Azerbaijan, Monte Carlo, da dimenticare. Ciao!